Una delle cose che spesso si solleva sull'intelligenza artificiale è il grado di complessità di avvicinarsi a questo strumento e di poterlo utilizzare. E spesso, quando si trova davanti a anche strumenti che offrono un middleware di accesso più o meno valido, quando si cerca di costruire dei modelli predittivi o cose di questo tipo, si imbatte in difficoltà oggettive. Ora ho il piacere di chiamare sul palco Piero Savastano, che Piero Savastano è il fondatore, leader di un progetto che ha un nome fantastico, un progetto che praticamente è uno strumento, uno strato di middleware per l'intelligenza artificiale che si chiama Stregatto nella versione italiana, e ci spiegherà esattamente come questo strumento può aiutare l'approccio all'intelligenza artificiale. Quindi io ti lascio il microfono. Grazie. E ti do il puntatore. Grazie mille. E prima di cominciare vorrei, visto che siamo dopo pranzo, insomma siamo un po', stiamo digerendo, allora regaliamoci innanzitutto un bel applauso per i ragazzi del Free Circle che hanno organizzato. Lavoro complesso e spesso trascurato, però questa qui, considerate, nel mondo open organizzare cose così ci vuole proprio grande coraggio, grande vocazione. E proprio di questo vi vorrei parlare, perché vi vorrei far vedere un oggetto, un framework open source che è stato introdotto egregiamente dal nostro conduttore, e questo framework serve a realizzare facilmente, con poche righe di codice, delle intelligenze artificiali verticali. Quindi immaginate, sicuramente avete usato ChatGPT sulle mani? Tutti quanti. Allora, io vedo un po' di problemi di reattività, facciamo un piccolo test di reattività per vedere, per svegliarci. Allora, sul dito, il dito gira. Allora, questo è il livello facile, dobbiamo puntare il dito verso lo schermo. Bravi, allora ci siamo, livello medio di difficoltà sul dito, il dito gira. Dove sta l'entrata del teatro? Grandi, allora se vinciamo anche quest'ultimo livello di difficoltà, offro la cena a tutti. Sul dito? Dove si trova? La Tour Eiffel. Allora, la cena non ve la offro, però bravi, complimenti. Allora, abbiamo fatto il test di reattività e ho finito il tempo per fare sta stronzata, scusate. E allora andiamo al dunque. Questo framework che vi faccio vedere è open source, è nato in Italia. Vediamo sempre questi mega progetti USA, oh yeah, queste startup che fanno lo scaling, che partono con le licenze MIT e Apache, perché poi te lo vogliono mettere in derberta, perché sono licenze per cui poi se lo possono chiudere. E noi l'abbiamo fatto GPL, si chiama Stregatto, e dalla regia ci lanciano il video, ve lo facciamo vedere. Declinato per fare l'assistente del Linux Day con 20 righe di codice che poi vi faccio vedere, promesso. Lo potete usare da domani questo, quindi non vi vendiamo enciclopedie, non ci dovete firmare niente, è proprio veramente open. Ok, installiamo il plugin del Linux Day con questo pulsantone e poi andiamo nella chat. Qua faccio il conduttore, ci avviciniamo alla chat e scriviamo chi sei. Con il plugin gli possiamo, una delle cose più facili da fare è cambiare la personalità. E lui ci dice che è l'assistente Linux Day e ce lo traduce anche in siciliano subito sotto. Gli andiamo a chiedere dove si terrà l'evento, perché abbiamo poco tempo da perdere. Errore grammaticale. Lo sa. Presso la sede, qua un po' ha detto, non so se questa è la sede legale, però... Non mi ha dato l'indirizzo, glielo chiediamo, chiaramente c'è uno storico di conversazione, questo l'avete anche già visto con ChatGPT. E ci dà l'indirizzo presso i cantieri culturali, io adoro poi il modo in cui lui traduce. La demo dovrebbe andare avanti, comunque chiaramente sotto c'è il cofano, c'è comunque un ChatGPT, nell'intento di liberarci dell'imperialista americano, per adesso usiamo ChatGPT e poi lo togliamo e ci mettiamo un Mistral, un Llama, a tempo che le persone hanno l'hardware giusto. Però è pronto per essere agnostico rispetto a questi oggetti. Qua gli chiedo qualcosa di estremamente verticale che ChatGPT non conosce. Perché gli ho caricato in memoria delle pagine di Wikipedia in cui sono esposti queste informazioni. C'è una memoria inclusa nel motore con un database che si chiama vettoriale,
in cui voi potete caricare PDF, documenti, la ricetta segreta della nonna e tutto quello che vi pare. Quindi è in grado di darvi le informazioni. Quanti fan di Arci ci sono in sala? Quanti ce ne sono? 24 sono 6, ci sta. Vediamo anche quanti fan di Kaine. 900, quindi questa è una citazione al relatore precedente che ha creato una distribuzione di Linux che è famosa in tutto il mondo per essere caratterizzata professionalmente in un certo modo che vi ha sicuramente raccontato. E qua c'è la paginetta delle memorie dove, comunque quella era una prova di interrogare servizi live, interrogo gestionali per le fatture, interrogo l'API di, non so, di Yahoo Finance, potete fare quello che vi pare. E il framework offre dei primitivi per farlo facilmente, mi sto allontanando troppo? Questa qua è la pagina di memoria dove questi puntini sono una proiezione su due dimensioni dei suoi ricordi. E qua ci regaliamo un bel momento di fantascienza dove il vostro bot non solo lo addestrate e ci parlate, ma invece di farvi le pippe mentali guardate effettivamente cosa c'è nella sua memoria. Questa sono i plugin, questo è installando un plugin per i podcast fatto dal nostro Eugenio Pedullà, che è una delle persone più attive in questo progetto, che sta lì in fondo e che saluto. E saluto anche Daniele Nicosia, saluto Marco. Daniele in particolare, ci tengo a dirle, è un ragazzo che è fiorito proprio qui nell'Università di Palermo, fa parte di questa comunità, e lui ha realizzato proprio l'admin. E quindi grazie mille in pubblico per averlo fatto. Vabbè, qua poi esploriamo i podcast. Qui il limite è soltanto la fantasia, nel senso che il framework è fatto appunto, cercami una musica su YouTube che ha un certo mood, cercami qualcosa su Google. Io personalmente quando vado al supermercato chiedo dal cellulare allo stregatto cosa devo comprare. Scherzando, se gli dico che scarpe ho a casa, lui me le sa elencare. Oppure se gli dico che cosa ho da fare martedì, lui me lo sa dire. E adesso io credo che il video sia finito. Penso di sì. Devo fare qualcosa io qua? No, è finito, grazie. Grazie anche dalla regia. Abbiamo fatto prove per mesi per coordinarci in questo senso e devo dire che ha funzionato grazie anche dalla regia. Adesso passiamo alla presentazione. Io dovrei avere un... A proposito di gatti, avete mai visto il gatto che insegue la pallina rossa, il laser? Eccolo qua. Cioè, faceva ridere solo me. Però allora, questo qui è il Cheshire Cat, è un production ready AI assistant framework. Che vuol dire? Prendo un language model, sono ChatGPT, GPT-3, tutti questi oggetti che chiamiamo AI, con cui conversiamo, ed è un framework perché la logica del gatto del Cheshire, una citazione a Lewis Carroll, nel Paese delle Meraviglie questa, è un framework perché il language model è interpretato come il modulo logistico di un'architettura più grande. Non so se va a scatti la voce, si è capito? Ok, mi sudano pure le mani. Così? Grazie. Il language model è interpretato come il modulo linguistico di un'architettura più elaborata, più grande. Queste qui sono cose che stanno succedendo nel mondo dal 2020, quando è uscito il GPT-3, sempre di OpenAI. Quando è arrivato ChatGPT, che ha fatto il botto nel grande pubblico, c'era già un sottobosco, in particolare nell'open source, che stava creando architetture on top di questi oggetti. E non avete idea di quello che sta succedendo. Questa è una proposta al momento la più seguita in Italia e probabilmente anche in Europa e chi lo sa un giorno nel mondo forse, per fare questo tipo di cose.
E per quanto mi riguarda, credo che creare intelligenza artificiale, nonostante da tecnico ci lavoro da tutta la vita, debba essere facile. Cioè, io non vi voglio attaccare un pippone di 70 anni e spiegarvi l'algebra lineare, perché non c'è più bisogno. Lo dico contro i miei interessi perché non fatturo più, ma non c'è più bisogno che vi imparate l'algebra lineare, così come non c'è più bisogno che imparate la discesa del gradiente multidimensionale, le loss che vengono messe sulle reti neurali per farle convergere. Non c'è più bisogno. Deve essere divertente. Mi interessa che una persona che utilizzi questo framework dia sfogo alla propria creatività, che è alla base di tutte le innovazioni tecniche e che è alla base del vivere civile in modo sano e del creare, appunto. E poi mi interessa che è sparita la parola. No, qua è sparita la parola, ma c'era scritto open. Dalla regia, il PDF questo è forse, ok, comunque deve essere easy, fun e open source. Questa è l'architettura. Allora, lì il disegno è stato fatto un po' di corsa, però è un gatto. C'è un'orecchia che rappresenta la chat, tu ci conversi, ci puoi agganciare anche un layer vocale, quindi andiamo proprio sulla fantascienza spinta. E quello che vedete a destra è Rabbit Hole, è un canale per il caricamento dei documenti, il buco del bianconiglio si chiama Rabbit Hole. Quindi posso parlarci, posso caricare documenti che mi interessano. E poi quei due pezzetti lì sopra, che si chiamano Large Language Model ed Embedder, sono due reti neurali, come quelle che ci hanno fatto vedere prima i relatori in gambissima che mi hanno preceduto, sono due reti neurali che servono rispettivamente a interpretare e produrre testo, a partire da un prompt, quindi ChatGPT, o analoghi, ce ne sono tanti. E quella a destra invece è una versione più piccola che serve a trasformare le nostre parole in punti in uno spazio. E quei punti sono le palline che avete visto prima nella memory page. Sono vettori che rappresentano le frasi, i cosiddetti embedding. A che ci servono? Ci servono per cercare le cose in uno spazio geometrico, assumendo che punti che sono vicini in questo spazio sono semanticamente simili, ci parlano della stessa cosa. Per cui due punti che hanno a che fare con mi piace guidare la Ferrari oppure faccio un giro sulla Panda 4x4, mi aspetto che siano vicini, più vicini rispetto a ieri sera mi hanno fatto assaggiare il panino con la milza. Quindi geometricamente abbiamo una proiezione geometrica della semantica o qualcosa di simile, non lo sa nessuno, però funziona. Abbiamo poi i plugin, che è la vera novità del framework, e questo siamo tra i primi al mondo, tant'è vero che, ve lo giuro, abbiamo anticipato di un mese e mezzo OpenAI con questa cosa qua. E l'agent invece è un algoritmo, i plugin si intende proprio in termini di WordPress, cioè c'è una community che può fare plugin e agganciarli, proprio come io ho agganciato il plugin del Linux Day, così ci si può agganciare il plugin di, non so, fatture in cloud, il plugin di Sparkle, il plugin di quello che vi pare, della lista delle cose da fare, del calendario, dei giochi di parole. E l'agent invece è un algoritmo più complesso, e questa è un po' la prossima ondata di questa roba, che ha a che fare con, insomma, utilizzare il language model in un modo che è un po' più sofisticato del semplice botta e risposta che vediamo adesso. La gente ha una sovrastruttura rispetto a quello, cioè noi scriviamo algoritmi per creare prompt e sottoprompt da dare al language model. E comincia a essere complicato, però nello stregatto ve li potete usare quello di default o ve lo potete personalizzare. Quindi se usate LangChain e roba del genere, dentro c'è tutto. Ok, questi sono gli aspetti principali, lo posso addestrare, posso utilizzare comandi verso servizi esterni, ho i modelli e sono compatibile con vari modelli che girano, commerciali e non. Ci sono i plugin e vado direttamente in produzione, perché per installarlo e lanciarlo si fa con un comando di Docker. Chi di voi usa Docker? Alla grande. Allora, poi chi non ha alzato la mano, mettete vicino a chi ha alzato la mano e lo installate insieme, così imparate. Allora, a che serve? Chi di voi è un imprenditore, no, che guarda subito giustamente alla pagnotta, dice vabbè, tutto molto bello? Come? Giusto, io a te stavo arrivando, cioè che ci facciamo nel concreto? Hai ragione. Allora, tanto per cominciare, a destra noi ce l'abbiamo nel Discord. Nel Discord dello Stregatto ci sono 1300 persone già, raccolte in pochi mesi, quasi tutti italiani.
e c'è un'istanza del gatto a cui puoi fare domande sulla documentazione. E se tu gli chiedi, mi dai la ricetta della carbonara, ti dice non te lo posso dire perché io parlo solo della documentazione tecnica. Quindi è verticalizzato sulle cose che ci interessano, non parla di altro. Questo lo potete usare già stasera, ok? Ci sono un po' di aziende che stanno già sperimentando, alcune hanno messo in produzione servizi basati sullo stregatto, in particolare per il supporto dei clienti, giochi con le cripto, questi sono più che altri esperimenti, tipo versa o tot bitcoin di lì piuttosto che di là, quante transazioni ci sono sulla blockchain oggi. Job matching per le risorse umane, fai matchare i curriculum con gli annunci di lavoro. Staff onboarding, prendo una persona nuova, abbiamo documentazione sparpagliata dappertutto, come facciamo a far capire al nuovo entrato di che parliamo e dove trova le cose? Chatta con questo qui, fino a che questo qui riesce ad aiutarlo bene, altrimenti poi va dal senior che ha di meglio da fare, a quel punto il suo tempo è ben speso per aiutarti. Quindi qua anticipo una cosa, questo tipo di oggetto è ottimo per la manovalanza. Tutto quello che potete immaginare come manovalanza verbale la possono fare questi oggetti e anche come system integration, sono degli ottimi system integrator. Se uno scende un attimo appunto dal piedistallo dell'intelligenza artificiale, questi qui per quanto mi riguarda sono sistemi di system integration. Brutale, eh? Facciamo il call center, ci hanno già pensato, tocca sbrigarsi. Tourist Info Point, Research Assistant, cercami questo articolo su PubMed piuttosto che quest'altro, ci sono dei plugin apposta per fare questa cosa qui. E poi soprattutto, questo è il caso d'uso più comune, è il Personal Assistant, cioè questo oggetto lo usiamo in community perché abbiamo un'automazione sempre a portata di mano e la usiamo. Qui avete visto l'admin, punto, che è il pannello d'amministrazione, ci tengo a dire che è un microservizio, quindi ci mettete davanti il pannello che vi pare, questa qui è l'amministrazione, è pensato per essere agganciato ad altri pezzi che sono altre cose, insomma. Potete caricare indirizzi, file, potete caricare addirittura memorie esportate da altri gatti. No, mi immagino già gli spaccini che dicono no, io ti do la conoscenza vettoriale sulla pizza margherita, tu mi dai la conoscenza vettoriale sul motore elettrico. Ci sono dei plugin, li avete visto, qui c'è un ecosistema che sta crescendo e si possono fare con poche righe di codice, quindi se vi capita di curiosare e di crearne uno lo potete pubblicare e far parte del registro pubblico, altrimenti possono essere tranquillamente tenuti in privato, però se vi fa piacere c'è la possibilità anche di avere il vostro plugin listato lì dentro. C'è la memoria, nel frattempo si sono gasati anche al magazzino di fianco, hanno fatto partire la musica e vi ho detto tutto. C'è la memoria e c'è poi questi pannelli di settings da cui mi posso agganciare ai vari language model, ai vari embedder, quindi è tutto modulare. Questi qui sono gli, non si resiste quando parte la house, la techno, questi qui sono gli endpoint. Il pannello d'amministrazione non è quello che fate vedere poi ai vostri utenti finali, come assistente personale usate quello, ma se lo dovete proporre ad altri appunto fate il client nel Discord, il client su Telegram, esatto, è impossibile stare fermi, mettete un po' il client dove vi pare e lo potete chiamare con degli script, potete fare automazioni di un certo livello, una ve ne faccio un esempio, abbiamo uno script che quando la documentazione del gatto su GitHub cambia in automatico va sull'istanza del gatto che sta su Discord, gli pialla gli articoli che sono cambiati e glieli ricarica. Credo che sia interessante. Ecco qua, allora, sì, questo qui è il framework, si chiama Cheshire Cat AI, è proprio una org su GitHub, questo è il core, la parte centrale che vi ho fatto vedere. Abbiamo un bel po' di numeri, la licenza è GPL, è pubblico, e qui la parte più figa di tutte, ci hanno già messo le mani 48 persone in circa 6-7 mesi. La maggior parte sono italiani e molti sono ragazzi, alcuni di questi ragazzi vengono proprio qui da Palermo. E c'è una documentazione, lì c'è qualche voce che potete vedere, non so quanto tempo ho. Ah, quello è il conto alla rovescia. Beh, io quando ho visto 30 prima dico oddio, già mi mancano solo 10 minuti, invece era
Qui potete vedere, vedi, che cosa fanno gli sviluppatori qua? Aspetta che trovo la lucetta. C'hai le API, crei i plugin, ti vai a vedere le funzioni Python a disposizione. Le librerie client ci sono già in Python, TypeScript e PHP. Cioè, sta roba in Italia la stiamo facendo. Se non vi siete arrapati adesso, non lo so quando vi arrapate. Client libraries, ragazzi, poi i diagrammi su come funziona. E poi i casi d'uso, che sono quelli che abbiamo un po' visto per chi ha una mentalità un po' più concreta e vuole vedere dove si va a parare. E insomma, ce n'è per tutti. Se volete contribuire, siete i benvenuti. Questo è il Discord, ci sono un sacco di persone, c'è un sacco di movimento, abbiamo chiamate regolari in cui si parla di tante cose diverse. E c'è il gatto installato qua dentro che avete visto prima. Abbiamo aperto un bel blog, sempre grazie a Eugenio che sta con noi, e qui vogliamo poi pubblicare i vari eventi, le varie guide, tutto quello che succede piano piano. Se vi va anche qui di scrivere, di contribuire, siete benvenuti. E chi vuole vedere il codice? Ok, perché se no parliamo della parte concettuale, però vi vedo belli accaniti sul codice. Ci sono delle primitive, per creare un plugin tu crei una cartella dentro la cartella plugins, non sia mai te sbagli, e dentro questa cartella che tu crei, che è il tuo plugin, ci metti un file Python che chiami come ti pare. Dentro questo file Python la prima cosa che fai è scrivere questa cosa qua, cioè da cat.medetter, medetter sarebbe il cappellaio matto, che è un'altra citazione Alice nel Paese delle Meraviglie, ti puoi importare queste primitive, questi decoratori, che sono hook e tool. Ah, che cosa ci faccio con hook e tool? Con hook mi aggancio a degli eventi, sono delle callback. Sicuramente se programmate ne avete viste a bizzeffe di sistemi di questo tipo. Hook intercetta eventi, cose che succedono nel gatto e a cui voi vi potete agganciare. E invece tool, che è la parte che sono sicuro vi stimolerà di più la vostra creatività, permettono di fare in modo che il language model stesso, che avete montato sotto, ad esempio ChatGPT, abbia a disposizione delle funzioni Python, di modo che il language model ti menziona quale funzione vuole utilizzare, e poi il framework prende il sopravvento e te la lancia. Ad esempio, qui la prima cosa che facciamo con Look. Allora, sto dichiarando un evento, l'evento si chiama Agent Prompt Prefix, questi sono tutti definiti in documentazione, ce ne sono una ventina, trentina. Questo qui serve a cambiare il prompt, il modo in cui inizia il prompt. Ti viene passato come il prompt di default, tu lo modifichi e lo restituisci. Puoi modificare solo alcune cose o tutto, puoi tradurre la lingua. Perché questa qui è una pipe, tutti i plugin hanno accesso a queste primitive e possono passarsi questa stringa. Come funziona un po' in WordPress? Se conoscete WordPress è identico. Allora, quello che facciamo è, sei l'assistente di Linux Day, sei conciso, cerchi di infilare nei discorsi che ti piace l'open source, cosa che nella demo non ha fatto, ma sappiamo che le demo non sono mai perfette, però ogni tanto effettivamente lo fa. Abbiamo cambiato il prompt. La seconda cosa che facciamo, sempre con un hook, fatemi vedere se sono in ritardo, perché voglio lasciare un po' di spazio per le domande, se ci sono, e fare una cosa più interattiva, se avete piacere. Ci sono. Grazie mille. E qua abbiamo un altro evento che è Before Cat Sends Message. A che servirà? Prima che il gatto ha preparato, cioè prima che il gatto sta per inviare un messaggio, sì, esatto, all'utente, lanciami questo evento perché magari ci voglio fare qualcosa sopra. In questo caso quello che faccio è aggiungere una traduzione in siciliano di quello che è la risposta. E come viene fatta questa traduzione in siciliano? Cat.llm. Se mi trovate un framework per language model che vi fa chiamare il language model così, con questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caratteri, offro veramente la cena a tutti. Sul serio però. Quindi creo questo prompt, no? Traduci la seguente frase in dialetto e gli metto nel prompt quella che è la risposta attuale per come è stata fabbricata. Me la faccio tradurre in siciliano e poi accodo a quella che è la risposta attuale, vedete qui c'è un più, accodo la traduzione in siciliano. E quello è il modo in cui a ogni utterance del bot aggiungevamo la traduzione. Qui potete fare cose molto più interessanti, chiaramente ci stiamo divertendo, però si possono fare tante cose. Per finire il tool, che è una delle parti più interessanti, quella che cattura subito l'attenzione di chi si avvicina al gatto,
Questo qui, conta distribuzione, è il tool, scusate, questo tool, chiocciola tool, prima della vostra funzione, vi permette di scrivere una funzione che fa cose completamente verticali, custom del vostro caso d'uso. Ad esempio, ti puoi creare il tool per vedere qual è il miglior cliente di quest'anno nel gestionale, ti puoi creare il tool per... guarda dentro Google Calendar e dimmi cosa devo fare domani. Qui avviene la system integration, qui scrivete le vostre cose. Quindi finché si tratta di caricare i PDF in memoria, adesso questo lo fanno decine di framework, anche la relativa zia del maintainer fa queste cose. Queste cose qui invece sono ancora incapsulate in librerie, ci sono. Nel gatto sono molto facilmente accessibili e questo è un po' il valore. E qui ho fatto che, di modo che quando il language model sceglie di lanciare il comando conta distribuzione, quando ho detto quanti fan di Arch ci sono in sala, il language model ha triggerato questa funzione, gli ha passato qua come distro Arch, e io poi invece di chiamare un server esterno ho usato un semplice dizionario, ha tirato fuori questo 24 e l'ha sputato in chat. Chiaramente prima è stato tradotto in siciliano perché c'era look che abbiamo visto che veniva eseguito dopo per la traduzione in siciliano. Non so se si è capito, se no rifacciamo un giro perché il tempo c'è. Sinceri, chi di voi è rimasto sveglio, insomma? Rifacciamo? Ok. Allora, anche perché dopo c'era il grazie. Allora, immaginate di avere ChatGPT, no? Davanti agli occhi e tu gli dici... ho davanti a me un computer con 5 tasti, c'è un tasto che mi manda un razzo sulla luna, poi c'è un tasto che fa partire la macchina, c'è un tasto che accende il forno, c'è un tasto che mi fa recapitare a casa un libro e c'è un tasto che ne so, spegne la luce. Vari tasti, e tu chiedi a GPT: se qualcuno ti dice spegni la luce, quale tasto devo premere? ChatGPT che ti risponde: il tasto per spegnere la luce. E questo c'è qua sotto. È un po' più complicato di così, perché se voi di bottoni invece di averne 5 ne avete 500, noi ci siamo dovuti inventare dei modi molto smart, anche qui abbiamo anticipato librerie open famosissime di livello internazionale. Non per idee mie, perché qua sembra adesso che, capito, il messia, no, ci sono dei ragazzi di 20 anni, 21, 22, che, passatemi il termine, sono italiani, stanno sperduti in paesini di chissà quale regione e spaccano culi. Capito? È interessante. E ci siamo inventati dei sistemi per fare in modo che se tu di questi comandi ne hai tantissimi, lo stregatto in automatico te li indicizza in modi interessanti e fa leva sulla frequenza, sulla vicinanza a quello che gli hai appena chiesto per far emergere soltanto i comandi più probabilmente legati alla conversazione, di modo che al language model dai una scelta limitata. Quindi c'è una parte di ingegneria di information retrieval che viene agganciata al language model, che viene agganciata al framework per sviluppo, estendibile con plugin. E altri esempi di tool. Aggiungi alla mia to-do list che devo comprare il latte. È una cosa comune. Fai una funzione che si chiama add to do. E come primo argomento lì metti item, l'oggetto che deve essere aggiunto alla to-do list, e dentro ti scrivi un CSV o scrivi in un SQLite o mandi su qualche server la stringa che ti ha appena passato come nuovo elemento della to-do list. Quindi comunque lo salvi in un database. Ci avrai un altro tool che si chiama Retrieve To-Do, che tu leghi a dammi le cose che devo fare, che servirà a leggere da quel database e trasformare quelle informazioni strutturate in conversazione. Come fa il language model a legare il lancio di queste funzioni a quello che gli hai chiesto? Da questa cosina qui che si chiama docstring. Cioè il language model legge questa. Quando io ho detto quanti fan ci sono di Arch, nel prompt per il language model è entrata a far parte questa descrizione di tool e altre 5-6 che ci sono, tipo che ore sono, cosa devo fare domani, eccetera, eccetera. Quindi è molto più brutale di come uno pensi
E c'è tanto spazio per la creatività, c'è tanto spazio anche per l'impresa, c'è spazio per fare un sacco di cose, quindi spero di aver stimolato un po' la vostra immaginazione, ecco, e ci ha aiutato anche il rave. Questo è giusto il tempo, no? 11 minuti, possiamo fare un po' di domande, sì, un po' di interazione. Ci sono alcune domande, infatti. Prego, ti lascio. Allora, se ho capito bene, una volta che io lancio l'istanza, diciamo, del gatto, in locale ovviamente, no? Io posso chiamare queste funzioni che definisco tramite REST, perché ho visto lì in una pagina c'erano delle chiamate REST, o c'è una serie di funzioni che sono, diciamo, vincolate e solo quelle posso chiamare? Non so se è chiara la domanda. Allora, sì, ho capito. Se tu definisci, ad esempio, guarda nel gestionale, assumi che effettivamente il tool che puoi realizzare è quanto ho fatturato a novembre, e realizzare un tool che riceve in input il mese, di modo che funzioni su un certo range di query. Quello lì rimane incapsulato nel framework, e quel tool chiama gli endpoint del gestionale, quindi si assume che gli endpoint, per dirti, slash get slash product slash november slash, capito? Quello lì è l'endpoint che già hai, e il gatto ti fa da system integration. Non va, come dire, si collega a dei pezzi che tu già hai per prendere le informazioni e per scriverle anche. Non so se ho risposto. No, ok, chiaro, no, mi era venuto in mente che in realtà potessi fare una funzione, quindi puoi chiamarla dall'esterno, quindi questo qui non lo posso fare tramite REST. No, ti dico il caso. Mandi un messaggio WebSocket al gatto dove gli dici lancia questa funzione verbalmente, okay. Lui te la lancia, sì. Ti dico il caso, cioè mi è venuto in mente perché stamattina parlando di GPT-4all, no? Che diciamo una cosa non c'entra niente, però quello lì ha delle chiamate REST, che poi alla fine sono solamente il prompt e la query, basta. Questo, diciamo, lo vedo a un livello superiore perché in realtà lo posso addestrare non solo leggendo i documenti, quello già lo fanno tutti, dici sì. Tu, ma diciamo mettendogli dei filtri, una situazione un po' più complicata. Sì, allora, molto. Questo tipo di interazione io potrei... Si può, si può. Gli mandi il messaggino WebSocket e lui fa danni ovunque. Ok, no, questo mi interessava. Sì, sì, allora aggiungo questo. Stiamo lavorando sempre con dei ragazzetti molto in gamba, che poi tenerli a bada, i ventenni con l'open source, non ve lo raccomando, cioè... sono esplosivi da morire. Una cosa su cui stiamo lavorando, pure senior in realtà, una cosa su cui stiamo lavorando è il form conversazionale, ossia data una struttura dati che mi permette di far partire un ordine per la pizzeria definito dichiarativamente, guida la conversazione di modo che fino a che questa struttura dati non è completata e validata continui a fare domande. Quando hai finito, fai partire la richiesta post verso il servizio della pizzeria. E quindi tu non devi neanche stare a guardare i turni di conversazione, capito? Se ti ha dato l'indirizzo ma non ti ha detto la pizza, allora chiedi se vuole l'arancina. Tu definisci la struttura dati e quello va con l'autopilota. È sperimentale, però per questa è una cosa che si vede, cioè sta sui paper, cioè, però nei framework no. Infatti là poi rosico perché... un po' ci rimango così e che dico, vabbè, ma abbiamo fatto un mostro, però sembra proprio che ne so, solo perché l'hai fatto in Italia, ma pure dai media italiani, no? Tecnici, molti tendono a esaltare progetti purché non siano italiani. È vero, cioè a volte Redis, capolavoro, e tra l'altro è proprio siciliano l'autore. Altre domande? Fatemi una domanda. Oh, grande. E che gli do il microfono? No, ci vado io. Chi è che fa domanda, scusa? Ah, ok. Ciao, grazie. Volevo ringraziarti per l'impegno, perché il progetto è veramente meritevole, quindi number one. Volevo farti una domanda... provocazione. Si può scrivere un tool dentro il plugin che sia lui poi a propormi un messaggio? Cioè, noi ragioniamo in termini, io ti chiedo una cosa e tu mi rispondi, ma posso scrivere un tool che magari va in timeout per esempio per 20 minuti e poi quando finirà il timeout mi manderà un messaggio di risposta?
dentro la chat del pannello amministrativo. La sync spinto, i cron, cose così ancora non ce le mettiamo, però c'è una issue sulle push notification, diciamo, perché tu puoi fare delle cose in differita in cui è effettivamente l'assistente che ti ricorda di o ti chiede di sì, ci stiamo lavorando, perché quella è emersa come esigenza. È vero, è... ci dai una mano? Assolutamente, certo. Subito recruiting. Certo, no, poi ci hanno messo la musica acustica, quindi c'è del vibe, c'è come dicono vibe. I californiani. Grazie ancora. Grazie. Altre domande? Sì, ce n'è una là. Arrivo. Hai visto, facciamo pure allenamento. Dopo la cena di ieri ci sta, giusto. Ciao Piero, sarò io bollito a quest'ora, ma m'aspettavo quando hai fatto vedere il plugin dello stregatto per il Linux Day, una roba tipo quella GPT-4all, cioè nel senso usando il motore di ChatGPT, però poi gli avevi dato tutto un mega foglio Word o PDF che parlava del Linux Day e gli fai qualunque domanda, lui attingendo a questa nuova base di conoscenza ti rispondeva. Invece poi hai tirato fuori una specie di Elisa, cioè quanti usano Arc 24? Ma gli hai scritto tu una risposta, cioè sembra un if then, allora non ci ho capito niente io, sì, allora. C'è qualcosa di strano. Allora, dall'incipit... personalmente ho deciso di ispirarmi alla psicologia cognitiva, che è piena di indicazioni gustose per l'intelligenza artificiale, oltre che chiaramente l'informatica, la fisica, le neuroscienze bellissime. E in psicologia ti dicono: abbiamo scoperto tramite studi sui danni cerebrali delle persone che ci sono persone che perdono selettivamente la capacità di ricordare conoscenze cosiddette enciclopediche o dichiarative, e persone che invece perdono selettivamente la capacità di ricordare, storare e richiamare conoscenze di tipo procedurale o episodiche, un altro tipo ancora. E queste sono nel GPT-4all, cioè un database vettoriale, no? Con la collezione in cui tu carichi i documenti. Qua ce ne sono tre. Una collezione per i documenti, e con cui riconosciamo effettivamente che l'idea per, appunto, di questi framework è assolutamente legittima, siamo partiti da là, però qua siamo partiti direttamente con tre. C'è una memoria dei documenti, una memoria delle conversazioni. Quanto tempo fa abbiamo parlato del supermercato? Lui ti dice 20 minuti fa. Perché, e la terza memoria è quella un po' più difficile da capire, però effettivamente tu sei arrivato subito alla ciccia, è quella procedurale. Nella memoria procedurale, invece di embeddare documenti, embeddiamo funzioni Python. Embeddiamo? Lo so, all'inizio, ma una volta che lo vedi facciamo una chiamata, embeddi questa roba qua. Cioè tu embeddi questa roba qua in collezione, quando fai il richiamo ti viene fuori che la query che è stata fatta assomiglia tantissimo a questa descrizione di procedura, e tu c'hai un mapping da procedura a funzione Python e la fai partire. Ah, quindi questa è una cosa casuale che c'è un discorso, diciamo, tipo domanda risposta. Tu dici poteva essere anche qualcosa che aveva a che fare col coding e tu lo embeddavi e ti dava un risultato. No, è rilevante. Cioè, se la query è, appunto, quando io ho scritto in chat quanti fan ci sono per Kaine, ho capito. Lui ha guardato in una collezione vettoriale, i vettori lì dentro venivano da queste docstring, per cui lui ha trovato come docstring più vicina alla query questa qui e ha mappato su questa funzione Python. Gli abbiamo chiesto di produrre qual è l'input e poi questa roba è partita. Ah, ho capito. No, fa un po' impressione forse il fatto che la risposta in hard coding mi ricordava roba di... Questo l'ho messo io per sbrigarmi. E io là che si sono di esperto. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Qua dentro, se tu vuoi chiamare se vuoi chiamare ad esempio DistroWatch, si chiama il sito famosissimo, ecco, sì. Vuoi fare un... non si fa, non lo dite alla polizia, ho capito. Vuoi fare scrapping del sito e qui dentro fai lo scrapping e poi sputi fuori il quindi risultato. Quindi tu usi la parte testuale per poi far partire lo scrapping su DistroWatch e la risposta se la becca da lì. Esatto. Invece tu per fare l'esempio qui ci hai messo in hard coding già. Sì, per fare una cosa veloce. Ora mi è chiaro. E tra l'altro lì dentro tu puoi fare anche cose di questo tipo qua. Cioè puoi fare chaining dentro il tool.
Vuol dire che tu puoi dire voglio ordinare una pizza e poi dentro il tool fai partire le bombe all'idrogeno. Aspetta che ce n'è un'altra. E il risultato di quel scrapping che hai detto come distro watch può essere rielaborato nuovamente? Con allora tu tipo da per qui dentro, siccome siamo Lupin, siamo ladri gentiluomini e facciamo lo scrapping una volta sola. Facciamo lo scrapping una volta e il risultato lo mettiamo in un database locale o in un CSV, addirittura se è testuale nel database vettoriale, in quello degli embedding. Non so se sono troppo pesante questa terminologia, però quei puntini che avete visto prima della memoria, possiamo far diventare tutto quello che abbiamo del mondo reale, lo possiamo far diventare dei puntini e poi ci facciamo sopra richiamo. Funziona così, allora questo framework si chiama RAGIRE, Trivial Augmented Generation, vuol dire... prendi pezzi di testo, falli diventare punti e poi mappa vicinanza semantica di quello che ci diciamo a vicinanza geometrica, il che vuol dire che arriva una query dell'utente, la query dell'utente viene embeddata, cioè viene convertita in un punto geometrico come quelli che avete visto prima, mi vado a cercare i punti vicini nella memoria vettoriale, perciò si chiama vettoriale, quei puntini sono vettori, sono punti, e vado a costruire prompt dinamici con questo sistema di information retrieval, che è zozzo ragazzi, ma funziona, perché poi il resto lo fa il language model. E quindi ci avventuriamo, e con questo vado a chiudere, a un periodo di grande creatività in cui cominciamo anche un po' a perdere di vista e cominciamo anche un po' forse a perdere il controllo di quello che sta succedendo nella scatola nera, perché effettivamente il language model comincia a essere una scatola nera. Tu le vedi queste 70 matrici giganti una dopo l'altra, ma non capirai mai quello che succede lì dentro. E quindi buona creatività, buono stregatto, aspettiamo, e buona fantascienza, e vi offro una grande gratitudine sia per essere stato qui con voi oggi, sia per vivere questo periodo fantastico di innovazione dell'intelligenza artificiale, per cui veramente sono lieto di esistere nel 2023. Grazie. Bravissimo, complimenti. Te lo prego io. Bene, ringraziamo Piero. Comunque è incredibile che le ho contate, Piero, con 14 righe di codice si possono estrapolare informazioni più o meno complesse o andarvi a lavorare in maniera valida. Questo è un esempio di come si può approcciare uno strumento complesso come intelligenza artificiale tramite un middleware sia lato utente, che quindi non comporta essere dei professionisti del settore, o se solo un developer, scendere di livello a secondo delle mie esigenze.